accetta la candidatura alla segreteria di Rifondazione Comunista. A Roma l'annuncio di voler correre per la successione di Giordano, ma senza rinunciare alla presidenza della regione. L'estate scorsa il dramma dei rubinetti a secco, il rischio emergenza acqua per la prossima stagione è una realtà. Ci sono prospettive per garantire acqua ai pugliesi e in agricoltura? Le risposte domani sera al Graffio. Finiscono nei guai l'ex assessore comunale di Foggia del Carmine, due ufficiali della Polizia Municipale avrebbero nascosto o distrutto gli originali delle multe per favorire automobilisti amici. La voglia di Serie A fa compiere a Lecce l'impresa in trasferta, travolgendo l'Albino Leffe, brutto tonfo casalingo del Bari contro il Treviso. Buongiorno a tutti e buona domenica dalla TG Norba. In apertura il nostro consueto sguardo alle principali notizie di oggi in Italia e nel mondo. Euronews, il telegiornale. Elezioni legislative in Serbia, il paese al bivio, pro o contro l'Europa, gli ultranazionalisti in testa nei sondaggi. Gli Hezbollah si ritirano dalla zona ovest di Beirut, ma la tensione resta alta, nuovi scontri a Tripoli tra milizie filo-siriane e manifestanti vicini al governo. Myanmar, l'indignazione della comunità internazionale, in piena emergenza umanitaria, la giunta militare non ha sospeso il referendum sulla Costituzione. Gianfranco Fini, neo presidente della Camera, passa oggi il testimone di Aenni a Ignazio La Russa. Claudio Fava è coordinatore di Sinistra Democratica, Vendola in corsa per Rifondazione. La crescita del prezzo del petrolio si riversa sui costi dell'energia, in arrivo nuovi aumenti per benzina, luce e gas. Felipe Massa partirà oggi in pole position al Gran Premio di Turchia, al via alle 14 ore italiana. Dividerà la prima fila con il finlandese di McLaren, Heikki Kovalainen. Potrebbe chiudersi con un nulla di fatto la partita per gli incarichi di vice ministri nel nuovo governo. Sono queste infatti le ultime indiscrezioni trapelate in merito alle decisioni di Berlusconi in vista del Consiglio dei Ministri fissato per domattina, durante il quale il Premier dovrà completare la sua squadra. Il Cavaliere sarebbe orientato a limitare il tutto alla nomina di 37 sottosegretari, mentre solo più in là potrebbe arrivare la nomina di un ristretto numero di vice ministri, 5-6 al massimo e non più 10 come previsto. Una decisione che penalizzerebbe la Puglia, dal momento che l'onorevole Alfredo Mantovano, inizialmente indicato come possibile vice ministro all'interno, si ritroverebbe solo sottosegretario con un ben diverso peso politico. Fuori dai giochi appare invece Adriana Poli Bortone. Tra i nostri parlamentari indicati per assumere un ruolo da sottosegretario c'è anche Guido Viceconte, che sarebbe così l'unico lucano ad entrare nel governo. Nicky Vendola dice sì alla candidatura per la segreteria di Rifondazione Comunista a Roma, al comitato politico del partito. Il governatore pugliese ha annunciato l'intenzione per correre alla successione di un altro pugliese, Franco Giordano, ma senza rinunciare alla presidenza della regione. Accetta di correre per la segreteria. La decisione definitiva la prenderà nelle prossime ore, ma nel caso dovesse riuscire a conquistare la guida del partito, Nicky Vendola dichiara che non rinuncerà alla presidenza della Puglia. Anzi, rilancia e annuncia la sua ricandidatura alla guida della regione. Lo ha detto lui stesso a Roma, nel corso del Comitato Nazionale di Rifondazione Comunista, convocato per stabilire quale sarà l'organizzazione del partito in vista del congresso di luglio. La discussione è ancora aperta, in ballo la proposta di Ferrero di ricostituire il Partito Comunista Unico per un'opposizione che ricominci dal basso e la linea di Bertinotti Giordano, sostenuta dallo stesso Vendola, di una rinnovata alleanza fra le forze della sinistra arcobaleno, unite per costruire nel paese un fronte popolare di opposizione. Perché, ha detto il Presidente della Regione, c'è bisogno di un partito che, capiti gli errori che hanno portato al tracollo della sinistra nella società, guardi avanti, al presente e al futuro. La Presidenza della Regione Puglia, come ho sempre dichiarato, non è in discussione, nel senso che io ho assunto un impegno con gli elettori pugliesi, con 1.200.000 pugliesi che mi hanno consegnato una splendida vittoria e intendo
onorare quell'impegno. L'impegno prevede che io giunga al termine naturale del mio mandato e devo dire un'altra cosa, l'impegno prevede anche che io possa ricandidarmi alla guida della Presidenza della Regione. Questo non lo trovo incompatibile con la mia battaglia politica per salvare Rifondazione Comunista e per ricostruire la sinistra in Italia. Ospite d'onore 2008 a Mediterre, Fiera dei Parchi del Mediterraneo, a conferma di un rapporto ormai stabile nel corso degli ultimi anni e che mira al consolidamento oggi con Mediterre dal 20 con la Fiera del Levante in Albania, puntando anche su ambiente e natura. Ieri nel corso di un convegno è stata annunciata la realizzazione di un grande parco a nord del paese delle Aquile, nella regione di Scutari, ricca di giacimenti naturalistici. Si tratta di un progetto pilota, si sta cercando inoltre di realizzare nel prossimo futuro un parco transfrontaliero, un'area protetta fra Albania, Montenegro e Kosovo. È decollato ieri sera dalla base di pronto intervento umanitario di Brindisi un secondo volo carico di aiuti destinato alle popolazioni della Birmania colpite dal ciclone Nargis. Il primo era partito lo scorso 7 maggio con a bordo 25 tonnellate di beni di prima necessità. Il Programma Alimentare Mondiale ha organizzato il ponte aereo con il paese asiatico per conto del Ministero degli Affari Esteri. Il velivolo è giunto a Brindisi intorno alle 18:30 e poi sono iniziate le operazioni di carico, composto da mezzi di riparo provvisorio, kit sanitari e sistemi per la purificazione e la distribuzione dell'acqua, subito dopo la partenza verso la Birmania. Domani torna l'appuntamento con il Graffio, il nostro settimanale di approfondimento si occuperà di acqua, cosa succederà la prossima estate, avremo ancora i rubinetti a secco, quali prospettive per garantire l'acqua ai pugliesi e all'agricoltura, questi alcuni degli interrogativi che porremo ai nostri ospiti. Senza acqua dalla sera alla mattina e per giorni. L'estate scorsa è successo a Taranto, succede da anni nel sud Salento e succede spesso a Bari Vecchia e in tanti altri comuni pugliesi. Ma perché manca l'acqua? La Puglia non è la regione dell'acquedotto pugliese, il più grande e importante d'Europa? Come può accadere ancora nel terzo millennio che centinaia di persone siano costrette a mettersi in coda davanti alle autobotti per fare il rifornimento dell'acqua che serve per lavarsi e per cucinare? Di questo si parlerà domani sera al Graffio. Nel corso del nostro programma di approfondimento cercheremo di capire perché l'acqua è andata via l'estate scorsa e soprattutto se accadrà ancora, se l'acqua andrà via anche nell'estate del 2008. Siamo in emergenza? Lo chiederemo all'amministratore unico dell'acquedotto pugliese con cui cercheremo di capire dove si perde l'acqua e soprattutto come si risolve il problema. Naturalmente parleremo anche dei rapporti tra Puglia e Basilicata nell'approvvigionamento di questa risorsa primaria. Quant'acqua arriva dalla vicina Lucania e quanto costa? Secondo gli agricoltori costa tanto, la CIA di Taranto ad esempio ha ipotizzato che il prezzo, secondo l'accordo con la regione Basilicata, passerebbe dalle vecchie 12 lire al metro cubo alle attuali 180 lire a cui vanno aggiunti i costi di distribuzione e pertanto dagli attuali 485 euro per ettaro si passerebbe ad oltre 1000 euro. Insomma, acqua sempre più bene prezioso che quantomeno non andrebbe sprecato e al Graffio con l'assessore regionale ai lavori pubblici Onofrio Introna e con il presidente della regione Basilicata Vito De Filippo parleremo anche di questo, degli sprechi e delle opere incompiute che potrebbero certamente migliorare la situazione. Appuntamento dunque da non perdere, come sempre alle 21:15 su Telenorba 7. La città di Matera si prepara a festeggiare in grande stile la sua protettrice, la Madonna della Bruna, il cui calendario delle celebrazioni culminerà il 2 luglio con la sfilata del carro trionfale. E proprio a questo attesissimo appuntamento è legata la novità più importante del programma, illustrato ieri dal presidente del Comitato Festeggiamenti Franco Palumbo. Potrebbe infatti costare addirittura un'accusa di tipo penale l'assalto anticipato alla mastodontica opera in cartapesta durante il suo passaggio tra Piazza Vittorio Veneto e Via del Corso, un provvedimento adottato al fine di evitare gli incidenti che spesso hanno caratterizzato le passate edizioni della festa. Si sta lavorando anche per definire il percorso della processione dei pastori, che quest'anno potrebbe tornare nel rione Sassi, oltre ad un migliore svolgimento degli spettacoli pirotecnici. A Taranto sono invece in pieno svolgimento i festeggiamenti in onore del patrono, ieri l'abbraccio della città a San Cataldo.
Dopo la processione a mare, la processione a terra, così Taranto si è stretta nuovamente attorno al suo patrono, San Cataldo, e tra fede e tradizione, tra sacro e profano, si è rinnovata la festa in onore del santo irlandese, del protettore degli stranieri, del patrono della città dei due mari, sulla quale l'arcivescovo Monsignor Benigno Luigi Papa ha impartito la sua benedizione. La benedizione di Dio, ha detto, attraverso l'intercessione di San Cataldo. La processione, partita dalla Basilica Cattedrale subito dopo la Santa Messa, si è snodata lungo le vie principali del Borgo Antico e del Borgo Nuovo, scortata dai cavalieri del Santo Sepolcro. Ad abbracciare il simulacro del santo, trasportato dal carro addobbato a festa, i fedeli, i parroci, i priori delle confraternite e i responsabili delle associazioni laicali. La processione è stata accompagnata dalle esecuzioni dei complessi musicali Pesiello e Lemma. Una città illuminata per l'occasione, una città viva e animata, una città che i festeggiamenti per il suo patrono proprio non può e non sa rinunciare, anche se non è sempre trasportata dalla fede, ma piuttosto dal rito e dalla tradizione. Eppure, anche quello della processione a terra è stato un momento di preghiera e di riflessione. Monsignor Papa, nel consueto discorso dal balcone della Chiesa del Carmine, in pieno centro cittadino, ha rivolto il suo pensiero ai giovani, un pensiero inevitabile dopo i tragici fatti che hanno sconvolto il territorio. In pochi giorni, giovani vite spezzate improvvisamente a causa di incidenti stradali. Monsignor Papa ha sottolineato che diventa fondamentale ora che la Chiesa, la scuola, le famiglie e tutte le agenzie educative lavorino a stretto contatto per offrire ai ragazzi un percorso di vita positivo che possa aiutarli a crescere amando la vita e guardando al futuro con gioia. Dalla Basilica di San Nicola al Centro Universitario Sportivo per dare voce a tutti i popoli della terra. Protagonisti un migliaio di ragazzi pugliesi appartenenti all'unità del Movimento dei Focolari, impegnati nella Run for Unity. A Bari come a Vancouver, a Lima come a Santiago del Cile, fino a Parigi, una staffetta speciale con il passaggio del testimone da un fuso orario all'altro. Il movimento, fondato da Chiara Lubice, porta in giro per il mondo la regola d'oro del Vangelo: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Sul palco il sirtacchi, la pizzica salentina, danze albanesi e africane. In tutta la Puglia i ragazzi per l'unità avvieranno progetti per dare conforto agli orfani, agli anziani e ai disabili, attirando l'attenzione delle istituzioni sui tanti problemi irrisolti. Si conclude con un altro successo, la seconda giornata del Radio Norba in vetrina, che nell'ultimo fine settimana ha toccato la città di Brindisi. Ancora un fine settimana di musica e divertimento con lo staff di Radio Norba in vetrina, che per il secondo giorno consecutivo ha fatto tappa a Brindisi, nel centralissimo Corso Garibaldi. Originale la location scelta per allestire lo studio itinerante dell'emittente più amata del Mezzogiorno d'Italia. Una delle più belle vetrine del centro cittadino, dove venerdì pomeriggio ospiti degli speaker di Radio Norba, Angela Molinari e Cristobal, sono stati gli applauditissimi neri per caso. La seconda giornata invece è stata interamente dedicata alla città di Brindisi e ai suoi personaggi. Ai microfoni di Mauro Sara, infatti, si sono susseguiti la brindisina Sabrina Passante, Miss Puglia in carica, il presidente della Camera di Commercio Giovanni Brigante, il presidente della Confesercenti Antonio D'Amore e il sindaco Domenico Magnitti. E mentre i presenti gustavano la musica di Radio Norba, per la città di Brindisi è stata l'occasione per promuovere se stessa, grazie ad una tra le vetrine più importanti accreditate del Sud Italia. Presidente, anche con questo tipo di iniziative che si promuove il territorio? Beh, sicuramente sì. Quando mi è stata proposta l'evento non ho esitato un attimo, tra l'altro avendo anche il supporto delle due associazioni di categoria, quindi Confcommercio e Confesercenti, perché noi abbiamo necessità anche con questi spettacoli per intrattenere i cittadini ma soprattutto dare ai commercianti, ecco, non la parvenza ma quel senso di fiducia che devono avere, perché l'ente che deve preoccuparsi anche di loro scende in campo per sostenere queste iniziative. Per me la radio è una vecchia passione, quindi ogni volta che mi capita di partecipare a una manifestazione che è determinata dalla presenza della radio, come dire, è come se facesse un'iniezione di gioventù. Il centro deve diventare sempre più un punto di ritrovo, un salotto buono in cui incontrare gli amici, ascoltare della musica, fare degli acquisti in allegria e nell'assoluta tranquillità che solo il centro storico può dare. Finisco in un minuto.
Per fermare le tragedie del sabato sera e gli episodi di bullismo, nei giorni scorsi hanno fatto un patto genitori e gestori di discoteche. Ieri siamo andati in un locale di Bari per verificare se le regole vengono rispettate. Sei regole antisballo per le discoteche, per garantire maggiore sicurezza sia all'interno che all'esterno dei locali pubblici e tutelare gli adolescenti che non vogliono rinunciare al ballo e al divertimento. Da 10 giorni è entrato in vigore il protocollo d'intesa siglato tra gestori delle sale da ballo e il comitato dei genitori, con l'obiettivo di contrastare l'uso di alcol e droghe ed evitare episodi di bullismo. Siamo andati al Villaggio Inn, discoteca alla periferia di Bari, per verificare se le regole vengono applicate. Siamo in prima serata, quella riservata per l'appunto agli adolescenti. Ai cancelli d'ingresso molti genitori che accompagnano i propri figli. Deve trovarsi un margine di sicurezza migliore, altrimenti si è tutti sul chi va là. Quello che si vive, quello che si sente ogni giorno non mette altro che ansia e timore. Se i genitori sono più tranquilli lo devono anche allo sguardo vigile degli agenti di polizia. La presenza delle forze dell'ordine anche all'interno dei locali è uno dei punti cardine dell'accordo. Siamo contenti appunto di questo accordo perché vigilano sia i genitori che la polizia stessa che è all'interno del villaggio. Al bar il consumo di bevande alcoliche è consentito ai maggiori di 16 anni, ma è necessario esibire il documento di identità. Gli alcolici solo con i documenti, i ragazzi entrano solo con le deduzioni. Abbiamo sentito anche i genitori che sono soddisfatti. Quello è importante, è fondamentale che ci sia un accordo tra noi gestori e genitori, proprio perché comunque alla fine i ragazzi dipendono molto dai genitori. Ultimo punto dell'accordo, chiusura della serata non oltre la mezzanotte, orario pienamente rispettato. Tra poco la cronaca, finiscono nei guai l'ex assessore comunale di Foggia del Carmine e 2 ufficiali della polizia municipale. Avrebbero nascosto o distrutto gli originali delle multe per favorire automobilisti amici. E poi il calcio, la voglia di Serie A fa compiere a Lecce l'impresa in trasferta travolgendo l'Albino Lecce. Brutto tonfo casalingo del Bari contro il Treviso. Ne parliamo tra poco. Attualità, politica, cultura, quando la TV lascia il segno. Il Graffio, domani sera alle 21:15, su Telenorma 7. Omega 3 Plus con Carbido, che aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi e a migliorare la fluidità del sangue. Latte e yogurt. Ogni giorno Omega 3 Plus. È giovane, è trendy, è il mensile della New Generation. Le interviste e i segreti dell'estate. Moda, che mi metto? Amore, problemi di cuore? Testi, ogni mese il tuo profilo. Curiosità, consigli. In più, un fantastico regalo. Corri in edicola, ragazza moderna ti aspetta. Oggi siamo a Carmagnola, in provincia di Torino, e anche qui Prestito c'è. Abbiamo incontrato il signor Piero, che cosa può dirci di Prestito? Stavamo parlando con i miei amici delle bocce. Ma è vero che anche un pensionato come me può richiedere un prestito a Prestito? Ma certo, signor Piero. Finalmente, così anch'io e mia moglie possiamo rifare la cucina. 800-900-313 Prestito, e con tante ce l'ho. L'arrivo del santo a Bari. I miracoli, la storia e la devozione. Il corteo storico di San Nicola.
Le emozioni di una grande festa ritornano su Telenorba 8, questa sera alle 21. Eccoci in studio. Avrebbero nascosto o distrutto gli originali delle contravvenzioni per fare un favore ad alcuni automobilisti amici. Nei guai a Foggia un ex assessore comunale e due ufficiali della polizia municipale. Negli ultimi tempi a Foggia le multe fioccavano soprattutto nel centro della città, al punto da spingere anche associazioni come l'Adiconsum, che tutela i consumatori, a protestare. Ma c'era chi le contravvenzioni non le pagava, riusciva a farle sparire o a farle cadere nell'oblio grazie all'aiuto di qualche vigile amico. E questa è l'ipotesi alla quale i carabinieri di Foggia stanno lavorando dal febbraio scorso. Ieri si sono recati al comando dei vigili urbani ed hanno acquisito una serie di documenti relativi soprattutto alle contravvenzioni degli ultimi mesi. L'inchiesta è condotta dai sostituti procuratori Giuseppe Gatti ed Enrico Infante. Sinora sono tre le persone indagate che avrebbero ricevuto avvisi di garanzia. Si tratta di due ufficiali del Corpo di Polizia Municipale, il maggiore Giulio Carella ed il tenente Mario Totaro, e Michele Del Carmine, ex assessore comunale alla legalità e sicurezza del Partito Democratico. Anche Del Carmine potrebbe aver chiesto ai vigili il favore di cancellare qualche multa. Sono al momento soltanto supposizioni per accertarle e gli inquirenti dovranno vagliare il materiale acquisito in caserma. Poi ci sono anche intercettazioni telefoniche. Le ipotesi di reato sono quelle di falso, abuso d'ufficio e soppressione di atti pubblici. L'assessore Del Carmine si era dimesso dall'incarico la settimana scorsa. La situazione politico-amministrativa determinatasi al comune di Foggia rendeva sempre più difficile, così aveva detto, svolgere il proprio mandato con l'impegno e la passione iniziali. Stava effettuando un intervento di manutenzione ad un nastro trasportatore all'interno di una cava per l'estrazione della pietra quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di 10 metri perdendo la vita. Si chiamava Giuseppe Cassano, l'ennesima vittima sul lavoro. L'incidente è avvenuto ieri a Monopoli, in contrada Grotta dell'Acqua, lungo la strada che conduce ad Alberobello. L'uomo, di 46 anni, originario di Polignano a Mare, si trovava su una piattaforma montata su una roccia e controllava il motore del macchinario. È caduto improvvisamente ed è morto quasi sul colpo per le lesioni riportate. Cassano non aveva un lavoro stabile, saltuariamente prestava la sua opera presso la cava, ma faceva anche il marittimo e l'agricoltore. L'area è stata sequestrata. Un incendio probabilmente di natura dolosa si è sviluppato ieri sera all'interno del deposito di Pullman Gran Turismo Coltellacci, situato sulla provinciale Lecce-Torre Chianca. Le fiamme hanno distrutto tre autobus, di cui uno ancora da immatricolare, e un furgone Fiat Daily. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco. Qualora fosse accertata la natura dolosa del rogo, si tratterebbe del secondo attentato incendiario nel giro di 5 mesi ai danni dello stesso deposito di automezzi. Durante il primo incendio, lo scorso 19 dicembre, il proprietario Ubaldo Coltellacci fu colto di infarto e morì sul colpo. Misterioso incendio nella notte tra venerdì e sabato scorsi negli uffici dell'assessorato all'urbanistica del comune di Nardò, nel Salento. Ignoti hanno prima forzato la porta d'ingresso e poi dato alle fiamme alcune pratiche nella stanza di uno dei dirigenti, l'ingegner Gian Domenico Del Vitto. I malviventi hanno anche rovistato in alcuni cassetti e divelto la cassettina per i pagamenti dei diritti d'ufficio. A fare la scoperta è stato un dipendente del comune. Nei prossimi giorni gli uffici resteranno chiusi per il ripristino dei locali e la verifica del funzionamento degli impianti. Le indagini sono condotte dagli agenti del locale commissariato di polizia insieme agli esperti della scientifica. Rifiuti, si fa davvero difficile la situazione nel Salento con un'emergenza che rischia di acuirsi per via dei problemi alla discarica di Poggiardo, dove oramai è stato raggiunto il limite massimo di capienza. Si spera in una soluzione immediata già a partire da domani.
A 5 giorni dall'ultimo blocco, ancora cancelli chiusi per l'impianto della Sudgas di Poggiardo che biostabilizza i rifiuti provenienti dai 46 comuni del lato Lecce 2. Camion costretti a far ritorno indietro con il materiale ancora a bordo. Così da venerdì pomeriggio, esaurimento delle volumetrie disponibili, la motivazione. Il carico in entrata è nettamente superiore rispetto a quello in uscita, che poi viene trasferito attualmente nelle discariche di Grottaglie e Fragagnano, verso cui aveva sollecitato incrementi di trasporti la stessa Sudgas, che in questa lettera del 9 maggio annuncia chiusura sperando di riprendere il servizio lunedì, si legge. Il disagio, cioè l'intasamento, nasce dall'interruzione di servizio dal 1 al 5 maggio da parte della ditta Vergine, che insieme ad Ecolevante si occupa del prelievo da Poggiardo verso le discariche tarantine, spiega l'assessore provinciale all'ambiente Gianni Scognamillo, che rassicura sottolineando che da lunedì si è già chiesto alla Vergine di incrementare i viaggi da 10 a 15 in modo da cercare di smaltire il pregresso. Dalla tarda mattinata di lunedì dovrebbe tornare tutto alla normalità, dice, con il ripristino del servizio di raccolta dei rifiuti dai 46 comuni del lato Lecce 2. Noi non abbiamo mai negato che ci fossero dei problemi, e come ci sono in effetti, a cominciare dal ritardo con cui paghiamo queste aziende del Tarantino, che ancora solo per il 2007 avanzano più o meno 3 milioni e mezzo. In settimana su questo problema faremo un incontro con presso la prefettura, anche con i comuni interessati, diciamo, vedendo un po' la situazione, per far sì, insomma, che si esca da questa fase, come dire, di precarietà. Ma intanto siamo al calcio, la voglia di Serie A spinge il Lecce a compiere l'impresa in trasferta, travolgendo l'Albinolesse, brutto tonfo casalingo del Bari contro il Treviso. I nostri servizi. Se la trama l'avesse scritta Hitchcock sarebbe stato un thrilling di successo. Crollano tutte insieme le 5 grandi sorelle, Chievo, Bologna, Leffe, Brescia e Pisa. Vince solo la 6ª sorella, il Lecce, che si gioca il poker e sbanca superando il Bologna ed anche il Leffe grazie alla classifica avulsa. Da stasera sarebbe Serie A se non mancassero ancora 3 giornate alla fine. La gara dei salentini a Bergamo è stata quasi perfetta ed inizia nel segno di Tiribocchi. Eccolo girare alto un verticale di Zanchietta all'8º e tirare con deviazione in corner al 13º. Il Leffe non sta a guardare, Rosati deve uscire su Cellini, lo stesso Cellini al 28º pettina la traversa su tiro cross, il Grosseto vince sul Bologna ed il Lecce si scatena, 34º ha bruscato Scodella per Zanchietta, Coser si tuffa e manca la presa, il tir può infliggere la prima pugnalata, 1-0, reazione bergamasca, Serafini di testa sul fondo, poi Cellini si gira in fretta e Rosati ribatte distinto, i salentini tornano in avanti, al 42º Ariatti piazza il destro e non la castagna, Coser può parare. Il tempo si chiude su questa palla alta di Carobbio al 44º, si va al riposo con il Bologna che perde 3-0 a Grosseto, il Lecce sa che ora è arbitro del suo destino. Ripresa, inizio difficile per i giallorossi, Rosati si inarca su questo tiro cross di Peluso, poi al 5º esce su Cristiano e risolve in angolo, entrano Valdés e Munari. Il cileno al 24º sembra una Kawasaki ed è steso da Cellini, punizione, Zanchietta guarda tutti e poi si fa guardare, il 2-0 è un capolavoro. Il Lecce ora sa che ha in mano la partita ma deve stare attento a non pensare di averla vinta. Carobbio spara al 27º, palla in angolo. Rosati è ancora grande, in mischia su Ferrari, quindi Carobbio con un drop, la palla sfila davanti a Rosati e termina fuori. Entra Corvia per Tiribocchi, minuto 40, un destro di Corvia, ribattuto in angolo da Coser, batte Valdés per la testa di Polenghi che fa 3-0 e poi lucida la scarpa al cileno. Si va a festeggiare? No, c'è tempo anche per la ciliegia. Il lancio è di Ariatti, il tocco magico di Corvia e sono 4. Il Lecce ora vede la Serie A più vicina grazie alla trama thrilling di questa incredibile giornata che rimette in gioco anche il primo posto del Chievo. Sabato al Via del Mare c'è il Bari, chissà cosa ne potrebbe pensare Hitchcock. Seconda sconfitta consecutiva per il Bari contro il Treviso, che non vinceva da 20 gare ufficiali. 3 punti importantissimi per gli ospiti, in chiave salvezza, padroni di casa, senza gioco sul campo e in debito di simpatia verso i tifosi. La prima azione pericolosa degli ospiti nasce da un errore di Stellini nel retropassaggio, Piovaccari ci prova, Gillet salva in uscita. L'ex scaglia, serve Barreto che conclude alto. Il forcing trevigiano porta al gol, al 19º Piovaccari finalizza l'azione personale di Russotto. Il Bari fa fatica ad organizzarsi e a creare gioco, ci mette 25 minuti ad entrare in partita, con Bonanni che crossa, Mingozzi devia di testa, raccoglie Lanzafame, Calderoli distinto la mette in calcio d'angolo. Il portiere trevigiano si ripete anche su Ganci. Il primo tempo si chiude nel segno del Treviso, Russotto serve ancora Piovaccari che coglie la traversa.
Nella ripresa il Bari torna in campo per pareggiare. Protagonista l'argentino Donda, che prima conclude alto, poi dopo appena 3 minuti è coinvolto in un contatto dubbio. Velotto lo espelle per proteste. I biancorossi reagiscono con questa splendida conclusione di Santorubo, subentrato nella ripresa. Calderoni devia direttamente in fallo laterale, ma le brutte notizie in chiave derby non sono finite. Prima si fa male alla testa Lanzafame, che è costretto a lasciare il campo, sostituito da Strambelli. Poi viene ammonito Galasso, che diffidato salterà come d'onda il derby. Al 38esimo la conclusione di Lupoli finisce sul fondo. Il Bari si fa vedere in avanti solo su calcio di punizione, batte Bonanni, la palla finisce fuori. L'ultima azione del match è del Treviso, il diagonale di Piovaccari finisce al lato. E in attesa del derby di sabato prossimo al Via del Mare, fra infermerie e squalificati, sarà senza dubbio una settimana di passione. E per il momento è tutto, ci vediamo alle 13 per la seconda edizione del TG Norba. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona domenica.